fratelli. Ciao ragazzi, benvenuti su One Night. Oggi è toccato a DJ Gas presentare la puntata di questa settimana, perché DJ Chotz, poveraccio, ha la febbre. Diciamo che non ci dispiace più di tanto, perché comunque abbiamo la possibilità di fare noi quello che la settimana scorsa ha fatto lui. Ad eccezione della classifica, oggi avremo l'appuntamento con il Marquis di Villa Simius, dove siamo andati a visitare Mauro Cannone, che ha lavorato in compagnia di Minozzi, Franchino, Mario Chiù dell'Imperiale e Jake Lloyd. Poi andremo a visitare anche Sumeriagu la domenica pomeriggio per andare a vedere un'altra delle fantastiche serate della domenica, e poi, tanto per finire, anche una serata di DJ Chotz a Sydney in occasione del carnevale. Quindi a fra poco. Minozzi, che naturalmente dove si parla di musica di tendenza non può assolutamente mancare. Innanzitutto ciao. Ciao. Oggi qua al Marquis di Villa Simius mi hanno chiamato. E perché ti hanno chiamato? Per fare musica. Noi sappiamo, naturalmente anche chi ci guarda sa, che naturalmente il tuo genere si presta benissimo alla serata di oggi. Tu che genere farai oggi? Garage, musica cantata prevalentemente. Salve, buonanotte. Abbiamo visto la tua intervista su One Night, che mentre parlavi al microfono mangiavi crackers, ma oggi cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Mi è rimasto il microfono dentro qua, praticamente. Allora, mi stavi dicendo che ti stavi appena confessando. Esatto. E allora vogliamo sapere quali sono le tue cattiverie più grosse. Allora, le mie cattiverie più grosse è che oggi ho preparato musica over 170, cioè praticamente da cardiopalma. Praticamente li pesti? Sì, voglio vedere se riesci a ballare dopo che sono io. Ascolta, questo ragazzo che c'è qui al tuo fianco, io lo chiamo ragazzo, dovrei dire chiamarlo donne, ma non so come si chiama. No, lui si occupa della parte manageriale del... Allora lo presentiamo. Sì, si chiama Carlo Sapienza, l'abbiamo già presentato? No, non l'abbiamo mai presentato. No, non l'abbiamo mai presentato. È che andiamo su tutte le televisioni, ormai io accendo il frigorifero non mi vedo, però su televisioni mi vedo. Allora, cosa fa Carlo Sapienza? Mi occupo della parte manageriale, di procurare le serate, dell'importo di denaro e tutto il resto. E poi chi chiede i soldi è... Mi vedete Jake Lloyd e basta? Sì, sì. Quindi sei il manager unico di Jake Lloyd. Esatto. Perché se vogliamo qualcosa dobbiamo rivolgerci a te. Sì. Allora siamo insieme a Mario Più, DJ dell'Imperiale, oggi ospite del Marquis di Villa Simius, dico bene? No, allora, inizialmente ero il DJ dell'Imperiale, ora sono DJ dell'Insonnia di Pisa a Ponzacco. Il che ti ha fatto guadagnare, dico bene, nel senso di come discoteca, come pubblico, hai fatto un salto di qualità. Sì, diciamo come discoteca sì, perché in Italia penso oltre al Cocorico ci sia l'Insonnia e basta. Però per me è stato, diciamo, un ritorno, perché io insieme ad altri disc jockey l'abbiamo fondata insieme a Antonio Velasquez nel 1992 l'Insonnia. Poi andai via per altri motivi e adesso ci sono ritornato. Abbiamo notato che sei a metà classifica tra i 50 DJ migliori d'Italia. Come hai fatto? Allora, sinceramente ero anche fra i primi 10, però onestamente parlando quella classifica lì non è da tenere di conto. Però fa piacere. Però fa piacere esserci, certo, però a volte ci sono degli interessi particolari, meglio lasciar perdere. Comunque ma ci sono. Ma dire musica di tendenza? Sempre? Ma penso di sì, ormai da 5 anni a questa parte, nelle mie zone, perlomeno in Toscana e in Italia, qualcosa faccio. Progetti discografici? Sì, ora tra un mesetto dovrei entrare in studio e fare un disco trance e spero funzioni bene. Benissimo, ti auguriamo chiaramente in bocca al lupo per il disco e naturalmente facciamo un saluto agli ascoltatori di One Night. Un saluto a tutti. Thank you.
un'altra amante della musica di tendenza. Sì, mi piace tantissimo Franchino perché è bravissimo e mi piacciono queste serate. Ascolta, diciamo la verità, siamo un po' sfortunati qua in Sardegna per ciò che riguarda questo genere musicale. Sì, è vero, ce n'è poco e queste feste non le fanno spesso e dunque non è che c'è tantissimo. Ciao bellissimi, io sono Serena e amo Franchino perché è bravissimo. Allora, abbiamo trovato altre due amanti del genere di musica di tendenza, dico bene? Sì, benissimo. Noi se veniamo qua e ci siamo visti qua oggi al Marchie, soprattutto perché c'è Franchino e Mario Più. Soprattutto. Perché noi siamo costretti purtroppo a rivolgerci solo a Fabrizio Minuzzi. Esatto. Ascolta, sì. Oltre che venire qua al Marchie oggi perché c'è Franchino e Mario Più, quando vai a ballare dove vai? Allora vado al Kilton. Quindi Minuzzi. Sì, Minuzzi. Hanno Tambula spesso e poi al Gezzino qua a Cagliari. Fabrizio Bombardi, quando non fa le interviste? Vieni, vieni, vieni. Voi non lo sapete, però il suo vero lavoro è quello di fare il buttafuori. Eccolo qua, Fabrizio Bombardi, voi non lo sapevate, ma fa il buttafuori quando non fa le interviste. Allora Fabrizio, come va oggi? E oggi in vestita di PR, che vi devo dire? Non come si dice? Non voglio guardare che... Lo sai che con le telecamere non portano bene. In veste non di intervistatore ma di organizzatore. Sì, così organizzatore. Diciamo che hai avuto il merito di portare ancora una volta la musica di tendenza qui in Sardegna grazie anche alla presenza di Franchino e Mario Più. Franchino e Mario Più, questa volta abbiamo dato spazio anche a tre DJ locali, Mauro Cannone che è DJ Residence qui al Marchie, Fabrizio Minuzzi che segue questo tipo di musica e poi Jack e Lloyd direttamente dal Duplé di La Spezia, però sappiamo tutti che Jack e Lloyd è uno dei grossi DJ. La telecamera è lì, cioè, della Sardegna. Mi sa essere discorsi seri, io parlo non se ne frega niente, noi vogliamo sapere. La telecamera. Ma perché se permetti almeno una volta in veste di persona seria, cioè, sempre il cuore allora, della situazione. Dovresti intervistarmi tu. No, allora, come mai qui al Marchie? No, sono venuto qua ma perché... Ma se la ragazza ti dice Nutella? No, no! Basta, tagliamo, grazie Fabrizio. Ascolta, cosa vuol dire per te riuscire a tenere questo locale aperto anche d'inverno? Vuol dire tanto, anche perché la gente deve viaggiare da Cagliari e dai dintorni, quindi è una spesa pure per loro e anche per noi. Sei comunque soddisfatto, visto che abbiamo visto che oggi è abbastanza pieno, diciamo che la musica di tendenza attira veramente qua al Marchie. Ah sì sì, definitivamente, specialmente con logicamente con il nome di stasera. Ciao a tutti. A trovare Franchino in un momento di pausa, per cui noi ne approfittiamo. Innanzitutto cosa vuol dire venire in Sardegna per la quarta volta, dico bene? È interessante anche perché in Sardegna sta nascendo un attimo questo tipo di musica, questo tipo di ritrovo di persone. È una terra nuova e sarebbe bello cominciare a vivere questo tipo di mondo di after hours e di tendenza. Ora scusate ma c'è Mario Più che mi sta... l'abbiamo già intervistato. Comunque la Sardegna è bellissima, i sardi sono meravigliosi e a noi ci piace lavorare in Sardegna. Speriamo che anche in Sardegna attacchi questo tipo di musica, così ci divertiremo tutti insieme. Dove c'è tendenza, giusto? Ogni tanto anche, non solo commerciale. Diciamo che si torna ai vecchi tempi. Speriamo, cioè per me sarebbe un piacere. Senti, è importante per te lavorare come artisti del calibro di Minuzzi, di Franchino, di Mario Più? Beh, considerando che loro ci sono prima di me e sicuramente magari sono conosciuti più di me, per me è importante. Ascolta, vogliamo fare un saluto in generale ai teleascoltatori di One Night? Ma sì, salutiamo, io saluto tutti quelli che non mi conoscono, perché quelli che mi conoscono li saluto io come personalmente. Sempre, come normale. Sempre. Ok, grazie Mauro, ti lasciamo lavorare. Ciao! Ciao.